Ciao a tutti, io sono Francesca e comincio così il video della challenge 24 o 48 ore solo too good to go, anche se comunque la challenge effettivamente la comincerò domani. Comunque mi sono già procurata delle box, Magic Box si chiamano. Allora, ne ho prese due e stasera vado a ritirare la terza, perché così domani sono sicura di avere il cibo da per mangiare, ecco. Allora, alla fine del video valuterò il prezzo, la qualità e la quantità del cibo e così vi dirò qual è la Magic Box migliore, tra tutte. Non escludo di prenderne anche una quarta di Magic Box. Allora, adesso giro l'inquadratura e vi faccio vedere tutto. Magic Box l'ho pagata 2,99 e in totale sarebbe dovuta costare 10,72. Vabbè, adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro. Allora, questa l'ho presa da una rosticceria, non ci sono mai andata e quindi la apro per la prima volta con voi. Non so perché. E dentro ci sono delle patatine, credo siano. Un po' secche. Vabbè. No, non sono patatine. Ma c'è scritto, non so se c'è scritto quello che c'è qua dentro, no? Comunque si dovrebbero essere patatine. Ok, vabbè, adesso le chiudo. E poi andiamo a vedere qua quello che c'è. Questa è la Magic Box piccola, perché qui fanno tutti i tipi di Magic Box. Almeno tutto quello che ho visto io poi. Altre patatine. Non molto buona questa cosa. Poi vado invece a questa qua che l'ho pagata 3,99 e questa ci sono già stata un po' di volte. È la seconda volta che ci vado. Vabbè, adesso rompo la busta perché non trovo modo di rompere la busta. Andiamo dei cavolfiori, già cominciamo male perché non piacciono. Salsiccia come l'altra volta, due pezzi di salsiccia. La polenta, finalmente non ci sono i funghi in mezzo quindi se la può mangiare tranquillamente anche mia figlia. Un'altra polenta. Direi che abbiamo beccato abbastanza bene. Qua abbiamo un po' di formaggio, insalata e pasta. Direi che non è andata male questa. Per ora la migliore è questa perché l'altra c'erano solo delle patatine. Subito che questa qui se la mangerà per cena il mio compagno perché io purtroppo non digerisco l'olio e quindi sono fritte, quindi non le posso mangiare. Io sono vegetariana e la carne non la mangio e nemmeno il formaggio perché il formaggio, vabbè, non mi va di mangiarlo. Quindi i broccoli non mi piacciono. Vabbè. Allora ho la pasta, l'insalata e la polenta. Non è andata male, poteva andare peggio, però non è andata male. Vedrò se prenotare qualche altra box da qualche altra parte. Ah, queste invece le posso mangiare. Ne ho sentito un pezzo, sono o broccoli e patate, non riesco a capire, ma sono buone. E quindi queste le posso mangiare tranquillamente. Anche se ho paura che siano fritte. Quindi vabbè, facciamo così, evito anche queste. E vabbè. Non è andata male. Il pranzo e la cena ce l'ho. Sempre che non mi venga voglia di andare a ritirare anche quella del Carrefour. Potrebbe venirmi anche quella voglia lì. Guardiamo invece cosa c'è dentro questa box qua, che l'ho pagata 3,99, 4,99. Biscotto, cioccolato. Questo è un dolce, credo. È morbido sotto, però. Focaccia sotto. Allora adesso divido quello che mi mangio io per domani in colazione e poi il resto se lo tengo, compagno. Allora, cominciamo così la 24 ore con Too Good To Go. Qua c'è un pezzo di gela salata. Questa è morbida, come potete vedere. Però la mia preferita è quella della Camus, vale a dire quella dove, a livello di Magic Box, dove c'è la pasta, le due salsicce, le due polente, mezza se l'è già mangiata mia figlia. E le due insalate. Poi oggi devo andare a ritirare un'altra Magic Box alla fine. Comunque questa qui l'ho messa in frigorifero tutta notte e poi l'ho scaldata 30 secondi al microonde adesso. Guardate quanto è soffice. Sapete che in queste challenge qua io escludo sempre le bevande e quindi mi bevo un caffè con voi e poi un po' di latte. Poi tra poco devo andare a ritirare la Magic Box dal Carrefour. Mi ha scaldato così tanto di latte perché sono stata 2 giorni senza averlo perché non sono stata molto bene. Però ha finito perché se no poi va male, quindi no, ho scaldato un po'. Me lo finisco di bere in privato. Ci becchiamo dopo. Volevo chiedere scusa perché io guardo là e invece devo guardare qua. Mi devo ancora fare, cioè ci devo ancora fare l'abitudine. Ho ritirato la box del Carrefour, adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro, però
Ci sono gli indirizzi, adesso vado a rimuovere tutte quante le etichette e poi vi faccio vedere meglio. Questo qui è un macinato di suino. E abbiamo il pane, la focaccia, questa qua con le cipolle e una brioche che... Questa qui l'ho aperta io per sbaglio, così il sacchetto, perché... L'ho aperto per sbaglio, perché volevo togliere lo scontrino, ma c'è l'adesivo, ma si è rotto il sacchetto. Comunque, il totale di tutto ciò era circa 12 euro qualcosa, 12,54 euro mi sembra. E invece l'ho pagata 3,99, quindi per ora è approvata. Per pranzo ho deciso di mangiarmi questa pasta qui e questa insalata qua, come contorno. Allora, eccomi qua con la pasta, sono i maccheroncini stellini così, con l'insalata dopo, da mangiare ovviamente. Ci metterò un po' di sale nell'insalata perché è scondita. Allora, i sedanini sono i classici di quelli lì, in poche parole da mensa, ecco, la pasta da mensa. Niente di speciale, ma sono comunque pur sempre buoni. Bevo l'acqua. Perché solitamente, a parte quando faccio i mukbang, bevo l'acqua. Oppure quando mangio la pizza o quelle cose lì, ecco. Oggi sono un po' frenetica, perché c'è il Pokémon Presents oggi pomeriggio. Infatti vorrei riuscire a montare parte di questo video prima che cominci appunto il Pokémon Presents. Vorrei anche riuscire a lavare i piatti e a pulire un po' prima che cominci Pokémon Presents. Che comincia comunque tra un'ora e 18 minuti, eh. Un'ora e 18, esatto. No. A me sembra che cominci alle 2. Poi se comincia alle 2:30 o alle 3, non lo so, io mi ricordo che cominciavano alle 2. Comunque, se ne ho voglia, ne farò un video. Farò un video dove parlerò di questa live, appunto, Pokémon Presents. Però sarà già uscita quando uscirà questo video qui. Perché comunque lo metterò in programmazione il video per domenica. Questa qui che avviene, quindi... Prendo l'insalata. Allora, qua ho l'insalata e qua c'ho il sale, appunto. Adesso ci vado a mettere. Non ne scende molto. Un po' di sale. Sentiamo com'è questa insalata. Allora, dico la verità, io sono abituata a mangiare l'insalata senza olio, solo col sale, e alle volte ci metto i fagiolini, quindi per me questa qui è fantastica.
Ci vediamo dopo quando faccio il caffè. Allora, ho il caffè, cioè ho fatto il caffè. E niente, mi sono sbagliata. Il Pokémon Presents c'è oggi alle 3, quindi ho più tempo per fare tutto. L'unica cosa è che entro le 4 devo andare a prendere mia figlia, però dovrei farcela perché di solito le live Pokémon Presents, così quelle ufficiali, durano mezz'ora. E quindi alle 3:30, 3:40 dovrei essere libera e quindi ce la faccio. Però vi faccio la clip della merenda prima delle 3, ovviamente, perché cioè dopo mi prende parecchio questa cosa qua, quindi ve la faccio un po' prima. Non mi sono macchiata il naso col caffè sto giro, ottimo. Ci becchiamo dopo con la merenda. Eccomi qua con la merenda alle 2:45, però tra poco c'è la diretta a Pokémon, quindi me la voglio godere. Assaggio con voi questa brioche, che è ripiena ai frutti di bosco, credo, però è integrale fuori, dovrebbe essere buona. È buonissima. La crema è molto buona. Mentre lavavo i piatti sentivo dei pareri, appunto, del Pokémon Presents. Parlavano di Let's Go Yoto. È quello che non spero. Io spero che ci sia un leggenda Yoto. È diverso. Perché Lugia e Yohoho si meritano di essere in una leggenda Pokémon. Buona. Ci becchiamo dopo. Qui ho la polenta, lascio giù un pezzo qua con voi. Ma buona, mi piace. Però mi sa che faccio metà col cane. Insalata. È la stessa di oggi. Ci vediamo dopo. Concludo così questa 24 ore to good to go. Andata bene. Allora, facciamo un attimo un recap delle box, dalla migliore alla peggiore, secondo me. Allora, al primo posto metto la Kamst, che praticamente mi ha dato due polente, due insalate, la pasta per oggi, la salsiccia, non mi ricordo se uno o due petti, quindi al primo posto ci va la Kamst. Al secondo posto metto il Carrefour, quello che ho ritirato oggi, che anche lì c'era la brioche, il macinato di salsiccia, la focaccia, c'era della roba buona. Poi al quarto posto metto il panificio pasticceria, che è la seconda che ho ritirato ieri, e poi all'ultimo posto metto quello che mi ha dato le patatine, e poi alla fine quei pezzi grossi non erano patate, ma era polenta fritta, quindi vabbè, comunque non era molto varia come box, quindi questa è la mia scaletta. Detto questo, io vi saluto, anzi bevo un po' di caffè con voi. Cappuccino. Però... sì, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!